Ciao, che in questo video non è il solito degli acquisti manca, ma volevo portare un cofanetto che avevo letto un po' di tempo fa, che anche questo qua avevo visto che è bello co come cofanetto, che merita, anche se non è magari il mio solito genere, o poi parla più che altro come genere, prende come più che altro un genere azione, un po' thriller, che il cofanetto, che anche se c'ha quei 2 o 3 anni, questo cofanetto l'avevo già letto già un po' di tempo fa, che mi ricordo che era bello come cofanetto, che molti l'avevano comprato. Il cofanetto che volevo dedicare a questo video qua è Noise, che è un cofanetto con solamente tre numeri, che ho visto che come trama meritava, e che costa anche 7,50 a volume, che il cofanetto intero costava 22,50. Che adesso non so se in questo qua potete trovare i numeri singoli o solamente il cofanetto. Adesso non mi ricordo. Poi io ero riuscito a prendere il cofanetto intero. Che adesso mi ricordo che aveva anche una bella trama, che per questo l'avevo recuperato, che adesso che vi leggo la trama, che man mano che leggo vi faccio vedere le tre copertine, le tre copertine, no? In un paese che lo spopolamento condanna a sparire, nasce un raggio di speranza. Keita, un contadino del posto, ha creato una nuova specie di fichi che sta facendo scalpore in tutto il Giappone, grazie ai consigli di una stella del web. Con l'attenzione dei media, l'economia locale ricomincia. Keita spera che questo rinnovo riaprirà la scuola, che potrebbe coinvolgere sua moglie, che fa parte della grande città, a tornare in un paese con la loro figlia. Alla fine la trama di questo, come si dice, di questo manga qua è questa, che ho visto che amo, come storia, e come l'avevano presa anche in molte persone, che come storia poteva prendere magari un pubblico magari più un po' più che sicuramente poteva prendere un po' più di persone, però come trama era, come si dice, è molto bella, che anche se è un cofanetto piccolo, una trama con solamente quei tre volumi, che sia la storia e i disegni sono di questo Tetsuya Tsusui. Niente, che quello che anche se è passato un paio d'anni da quando l'avevo letta, però ho visto che mi è tipo rimasta molto impressa questa storia qua, perché è molto bella, come trama merita, che è dell'edizione della J-Pop. E niente, che come cofanetto, visto che meritava, gli volevo tipo dedicare un video solamente a Noise, come si pronuncia, e niente, magari perché avevo sentito che anche altra gente
prima di averlo comprato, molta gente l'aveva già, come si dice, già, prima di me l'aveva già comprato, me ne aveva parlato anche bene, e l'ho, come si dice, l'ho voluto comprare, dargli una chance anch'io. Avevo visto che, come si dice, che ho visto anch'io che meritava, che non ho, avevo fatto magari un brutto acquisto, però come trama, come si dice, come trama nel complesso, come storia, meritava. E niente, che in questo video volevo, come si dice, portare solamente questo cofanetto, e magari come si dice, più avanti magari come al solito ci vediamo con i miei soliti video acquisti, che delle mie serie che sto portando, magari che sto portando avanti, che man mano che mi arrivano, magari i pacchi, magari farò il video, e niente, ci vediamo nei prossimi video. Per adesso vi saluto, ciao.